A tutti e bentornati sul mio canale. Prima di tutto devo dire che oggi la conferenza stampa di Allegri era la conferenza stampa più attesa degli ultimi anni. E voi dite, come mai era più attesa? Perché tutti si aspettavano titoloni e invece questa conferenza stampa è andata come io pensavo, cioè tranquilla, che non c'è il titolone da prima pagina. Però se noi andiamo a vedere le parole che ha detto, dobbiamo stare attenti alle repliche date a Bonucci. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella così ogni volta che c'è un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. A proposito, a fine video dirò il mio pensiero sulla vicenda Bonucci-Juve. Allora, chi vuole aspetti fino a fine video. Allora, vediamo le due domande che hanno fatto su Bonucci, le due più importanti. Lei vuole replicare a Bonucci, lui risponde, non c'è più niente da dire, abbiamo già detto tanto, non ho nulla più da aggiungere, gli faccio un grosso in bocca al lupo per la sua carriera dentro e fuori dal campo. Poi, ancora un'altra volta, gli hanno fatto un'altra domanda, la decisione. Quando, scusa, mo sono un po' inceppati, hanno detto quando le ha comunicato la decisione a Bonucci a febbraio, a marzo, e la sua risposta qual è? Le soap opere sono su Canale 5, non sono molto appassionato. Detto questo, Leonardo, faccio un grosso in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera. È andato in una squadra che giocherà alla Champions, per lui sarà una stagione importante anche a livello motivazionale. Non ho niente d'altro da aggiungere. E qua si chiude il discorso Bonucci. Poi hanno fatto un'altra domanda, sempre su Bonucci, sul fatto della guerra interna fatta da Bonucci. Lui ha replicato: non ha creato nessuna guerra interna, assolutamente. È stata presa una decisione, come normale nel corso della vita. La squadra è responsabile, ha voglia di dimostrare di fare bene. Questo. E sul campo la squadra mette tutto. Punto. E chiudiamo qui definitivamente il discorso su Bonucci. Le repliche sono state che non ha voluto replicare niente a Bonucci e poi con la stoccata delle date ha detto a me le soap opera non mi piace ne sono su Canale 5. Il problema qual è? Che portare avanti ancora questa storia non fa bene a nessuno. A fine video dirò il mio pensiero, però andiamo avanti con la conferenza stampa. Poi gli hanno fatto le domande anche su Pogba, e qui ha detto: prima di parlare di Pogba, deve finire tutta la procedura. Ancora ci sono controanalisi, perché ricordiamo che tutti ci aspettavamo che Pogba potesse ammettere l'uso che aveva preso questo testosterone, questi integratori. Invece, ha deciso di fare le controanalisi, dovevano essere il 20 settembre, però essendo che manca un perito, non ho capito se manca un perito o manca un Pogba, comunque manca un perito o Pogba, manca qualcuno di importante quando si dovranno fare queste analisi, saranno rinviate al 5 ottobre. Allora vuol dire che le procedure si allungheranno e tutta la procedura andrà sempre più lontana. E l'altra cosa che non riesco a capire di tutte queste domande su Pogba. Il problema è questo: noi ci stiamo fidando, noi ora in questo momento ci stiamo preoccupando di un giocatore che in 2 anni l'abbiamo avuto per la brezza 210 minuti, ok? La Juve ci puntava tanto su Bonucci, su Pogba in questa stagione? Sì, ci puntava tantissimo. Qualcuno mi dice, però non è andato sul mercato, signori miei. La Juve ha cercato di mi ha detto anche chiaramente vattene nell'Arabia Saudita. Secondo me in questo momento il suo rimpianto qual è? Di non essere andato nell'Arabia Saudita, perché se andava nell'Arabia Saudita prendeva un sacco di soldi. Soprattutto tutta questa vicenda del dopo che non succedeva. Perché lì forse le analisi erano diverse, ma non lo so, ma comunque se una cosa è sicura, la Juve perde tanto, ma non nel presente, ma nel futuro. Perché se poi andiamo a vedere i cambi, gli ultimi 2 cambi, per esempio, quando c'è stata l'analisi, il test, sono state fatte le analisi, a Udine non ha giocato un minuto.
ma già a Empoli e a Bologna, contro Bologna, contro l'Empoli, il primo cambio nel centrocampo era Bonucci, era Pogba. Ma anche su questo, sul primo cambio, e questo è fondamentale, e per questo la Juve in questo momento deve capire che centrocampo deve fare. Perché se io vado a vedere Locatelli giocare come ha giocato con l'Italia, perché non può giocare così con la Juve? E allora qui Allegri deve capire che modulo deve fare. Poi, e su questo, eccolo qua, c'è la domanda. Sostituto Pogba in rosa, non dobbiamo, lui risponde, non dobbiamo fare l'errore di trovare un giocatore con le caratteristiche uguali a lui, ognuno ha le proprie, dobbiamo sfruttare al meglio le caratteristiche di ogni giocatore in rosa. Allora su questo punto dobbiamo essere concreti. Allora da oggi in poi tu Locatelli lo devi mettere in un ruolo dove migliora le sue caratteristiche. Non lo puoi mettere in un ruolo dove non può fare le sue caratteristiche. E sul fatto, per esempio, di McKennie, oggi devi capire, McKennie che fa? Fa il terzino o fa la mezzala? Perché in questo momento dobbiamo capire. Perché se deve essere l'alternativa a Timothy Weah, allora abbiamo un problema, perché a quel punto ci manca un uomo a centrocampo. E allora dobbiamo fare, come ho detto sempre, fare crescere i giovani, prendere Nonget, ma soprattutto abbiamo deciso di tenere Nicolussi Caviglia in squadra. Non dobbiamo cominciare a fare giocare. Poi, cosa cambia senza Pogba? E questo, in questo momento qui, a livello di cosa cambia, è difficile, ha detto. Ha subito una sospensione, aspettiamo al fine del procedimento, una volta che ci saranno le sentenze potremo dire cosa cambia per la Juve. Non ci sarà contro la Lazio, non ci sarà contro Sassuolo, su questo ormai siamo chiari. Poi se verrà sospeso, vuol dire, se le controanalisi diranno che è ancora positiva, allora si chiude qua il discorso. Poi questa domanda mi è piaciuta più delle altre: ti è dispiaciuto più per Pogba o Bonucci? Sono due fatti diversi. Per Pogba mi dispiace molto della situazione che si è venuta a creare. Leonardo, abbiamo parlato tantissimo, è più importante pensare alla partita domani, guardare avanti, perché indietro non possiamo tornare. La vita è questa, ma dobbiamo andare avanti. Poi un'altra cosa importante, ha detto che la squadra sta crescendo bene e soprattutto è giovane e deve fare bene. Poi la domanda mi è piaciuta, quelle due domande che mi sono piaciute tanto sono state quelle su Locatelli sta facendo bene, in nazionale ha fatto una buona partita e sono molto contento, aveva bisogno della riconvocazione nazionale e giocare una partita. Locatelli ha detto che è contento che è andato in nazionale, che gli serviva questa riconvocazione, soprattutto sta facendo molto molto bene. Poi quella domanda su McKennie: può fare a mezzala o l'esterno? Quello che vi avevo detto io, ora si deve decidere cosa fare con McKennie, o fare l'alternativa a Timothy Weah oppure fare la mezzala. Allora, e lui ha risposto: può fare la mezzala o l'esterno, domani probabilmente che parte dall'inizio dovrà fare delle valutazioni sia su di lui che sia su Danilo, perché allora ogni tanto qua c'è il blackout. Lui ha voluto dire, domani non so se parte da titolare con McKennie, però per lui può fare sia la mezzala che l'esterno. McKennie è un giocatore affidabile, sono contento di come si è ripresentato e di come si sta allenando. L'importante è che tenga a livello mentale tutto l'anno. Il problema di McKennie è proprio questo, che non riesce a tenere mentalmente tutto l'anno. Problemi di formazione, devo decidere, perché ci saranno tanti giocatori che stanno bene però domani non potranno giocare. La mancanza di esperienza, avevamo detto, c'è poca mancanza di esperienza, perché sono andati via. Bonucci è andato via che aveva esperienza, Di Maria è andato via che aveva esperienza, Paredes è andato via che aveva esperienza, Pogba, gli è successo quello che è successo, però siamo una squadra giovane che può fare bene. Gli hanno fatto la domanda anche su Chiesa, ha detto Chiesa domani può partire titolare. Allora già un punto, Chiesa sta bene, deve decidere se farlo partire titolare o farlo partire nel secondo tempo. E già è un punto
Che Chiesa sta bene? Poi la domanda sulla Lazio, signori miei, i giocatori più pericolosi della Lazio chi sono? Luis Alberto, Immobile, Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro, Cataldi, e sono soprattutto giocatori di velocità, giocatori che se tu li fai lasciare andare in contropiede possono fare male. Ma la domanda che mi è piaciuta più di tutti è quella della fine, quella della giornalista della Valle di Gazzetta. La lista dei rigoristi, e lì non mi ha saputo rispondere. Sappiamo che il primo rigorista è Vlahovic, ma il secondo non lo sappiamo. Mi dice Milik, bene, ma se non c'è Milik, chi è l'altro rigorista? Kane. Se non c'è Kane, chi è l'altro rigorista? Danilo. E poi, come ha detto, li può tirare anche McKennie, a modo suo li può anche tirare. A proposito, se domani McKennie supera quota 100, domani se gioca supera quota 100 come 100 partite con la Juve. Complimenti a McKennie. Non mi aspettavo che facesse 100 partite alla Juve. Allora, come abbiamo visto, la conferenza stampa, non ci sono stati i botti di artificio che qualcuno si aspettava, sono state risposte tranquille, secondo me tutte preparate a tavolino. La risposta è quella, secondo me la risposta più importante è detto che le piace le soap opere. Però vi avevo promesso il mio pensiero su Bonucci. La fine Juve Bonucci è finita in malo modo. Lui, questa, come ho sempre detto, non è una guerra contro la Juve, questa è una guerra che Bonucci vuole fare ad Allegri. Però nel mentre fare la guerra ad Allegri ha deciso di mettere in mezzo la Juve. Lui ha fatto una squalina, lui ha deciso di non c'è la Juve per mobbing, per soprattutto per danni d'immagine. Ma al processo, quando uno gli farà una domanda, scusi, ma quale danno d'immagine ha? Quale danno d'immagine ha? In che squadra sta giocando ora? Nell'Union Berlino. Dove gioca l'Union Berlino? In Bundesliga. Il prossimo anno, in questa stagione, l'Union Berlino dove giocherà? La Champions. Allora mi deve spiegare quali sono i danni d'immagine che ha avuto. Per chiudere e smontare, io dico solamente per smontare, perché poi non voglio attaccare a Bonucci, perché Bonucci ha fatto 500 più di 500 partite con la Juve, è la storia della Juve, però lui l'ha voluta rovinare. La prima volta è stato perdonato, questa seconda volta non lo so. Quando lui dice che si accontentava di fare quinta e sesta scelta dei difensori, però contrasta con quello che mi dice prima, quando dice che gli aveva detto a lei di smettere, di cominciare a fare l'allenatore, lui gli ha detto no, voglio continuare fino all'Europeo del 2024. Ma se tu restava la Juve a fare la quinta, la scelta e la sesta scelta della difesa, potevi giocare agli europei, sarei stato convocato. Rugani lo scorso anno quinta scelta, quante partite ha fatto con la Juve? Punto interrogativo. Questa è la domanda, datemi la risposta a voi. Aspettavo il fuoco d'artificio, è rimasto deluso, ma questa è la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Ci vediamo domani e alla prossima. Ciao!